spesso dimentichiamo che camminiamo su una crosta sottile, la crosta del nostro pianeta. E sotto la crosta terrestre si muovono oceani di rocce fuse, il magma. Quando questo magma incandescente fuoriesce, il vulcano erupta. I vulcani sono fratture della crosta terrestre, da cui fuoriescono materiali allo stato solido, liquido e gassoso. Le lave si distinguono in lave viscose e lave fluide. Le lave fluide hanno un minor contenuto di silice e scorrono più velocemente. Le lave viscose hanno un maggior contenuto di silice, sono più acide e molto più lente delle lave fluide. I materiali piroclastici si distinguono in ceneri, lapilli e bombe. Le ceneri sono le particelle più fini. I lapilli hanno forma rotondeggiante. Le bombe sono blocchi di notevoli dimensioni. La degassazione del magma provoca una fuoriuscita di gas. Anidride carbonica, anidride solforosa, vapore acqueo e idrogeno. La scienza che studia i vulcani si chiama vulcanologia. La struttura visibile del vulcano si chiama cono vulcanico. Il cono vulcanico si è formato dall'accumulo di materiali eruttati come strati di cenere e lave depositati. Questi a contatto con l'aria si sono solidificati. Quello invece che non è possibile vedere è la camera magmatica. La camera magmatica è una specie di deposito dove si accumula il magma. Il magma è una massa fluida formata da roccia fusa, acqua e gas. La grande pressione che si crea nella crosta terrestre fa risalire il magma attraverso i cammini vulcanici. Quando il magma fuoriesce dal cratere, prende il nome di lava. I vulcani sono di tre tipi: attivi, quiescenti e spenti. I vulcani attivi sono attivi attualmente o in tempi recenti. Un esempio è l'Etna in Sicilia, dove sono stato qualche anno fa. I vulcani attivi hanno un'attività vulcanica primaria. I vulcani quiescenti sono quei vulcani che sono a riposo da millenni, ma si potrebbero svegliare da un momento all'altro. Hanno un'attività vulcanica secondaria con l'emissione di vapore e gas. I vulcani spenti sono inattivi da centinaia di migliaia di anni. La camera magmatica non è alimentata e non hanno emissioni gassose secondarie. Quando il magma viene spinto dalla pressione, avviene l'eruzione. O esplosiva. Effusiva quando il magma è fluido e non incontra ostacoli. Esplosiva quando il magma è viscoso, quindi fa fatica ad avanzare. A seconda del tipo di lava abbiamo i vulcani a scudo, i vulcani lineari e gli stratovulcani. I vulcani a scudo hanno una base molto ampia e i versanti poco inclinati. Nei vulcani lineari la lava fuoriesce da una lunga frattura della crosta terrestre. Gli stratovulcani sono anche detti vulcani compositi. Hanno una forma conica con pendenti
quattro vulcani, il Vesuvio, l'Etna, lo Stromboli. Ma i vulcani sono anche sottomarini. In Italia i vulcani sottomarini li troviamo nel canale di Sicilia e nei fondali del Mar Tirreno. I vulcani sottomarini si trovano soprattutto nei rift, nelle dorsali medio-oceaniche. Ma che succede quando la camera magmatica si svuota? Ci sono altri fenomeni vulcanici. Vulcanismo secondario. Abbiamo le emissioni di acque calde e le emissioni gassose. Le emissioni di acque calde sono i geyser e le acque termali. Immaginate l'interno della Terra, una fornace. Quando sotto la crosta terrestre è presente l'acqua, si formano i geyser. Sono sorgenti calde che a intermittenza emettono vapore e acqua. Le troviamo per esempio in Islanda o negli Stati Uniti. Il geyser più alto del mondo è lo Steamboat, che significa nave a vapore. Può raggiungere i 90 metri di altezza. Si trova nel parco di Yellowstone. Le acque termali sono acque calde che salgono in superficie dal sottosuolo e contengono sostanze dalle proprietà curative. Le emissioni gassose sono le fumarole, i soffioni boraciferi e le solfatare. Le fumarole sono delle miscele di gas con prevalenza di vapore acqueo. I soffioni boraciferi derivano il loro nome dai sali di boro contenuti. Sono delle fessure nel suolo da cui fuoriesce vapore acqueo a forti pressioni. Le solfatare sono emissioni di gas contenenti zolfo. Ma i vulcani non sono solo causa di distruzione, ma sono anche benefici. Secondo molti teorici, furono loro a creare la prima atmosfera 4 miliardi di anni fa. Sono stati loro a riempirla di vapore acqueo, che prima si è raffreddato, poi si è condensato e infine ha creato il ciclo dell'acqua. E si è formato il primo grande oceano primordiale dove è nata la vita. Molto tempo dopo, quando la Terra diventò una palla di neve, di ghiaccio, furono ancora loro a salvarci. Questa coltre di ghiaccio, riportando un po' di tepore, così la vita si poté riprendere. Inoltre, le ceneri dei vulcani sono piene di fertilizzanti preziosissimi per l'agricoltura e la terra. Beh, non sono sempre benefici i vulcani. Pensate che recentemente si è scoperto che c'è stata un'eruzione 73.000 anni fa. L'eruzione del vulcano Toba sull'isola di Sumatra. Pensate, questa eruzione avrebbe potuto sterminare l'intera umanità. Un metro di ceneri su tutti i villaggi dell'Asia. Sopravvissero pochi gruppi di raccoglitori in Africa. Quindi possiamo dire che i vulcani ci hanno sempre accompagnato nel bene e nel male.